sportiva non posso fare a meno di ricordare coloro che questa idea e questa realizzazione l'hanno pensata 11 anni fa. Il sindaco Carovani, che mi ha preceduto nel governo di Calenzano, che è qui presente, vorrei ringraziare. È importante avere la visione, quella 11 anni fa c'è stata. La visione è una cosa che pertiene alle persone. Poi però sono le istituzioni, come ha detto bene il sindaco, che devono avere la perseveranza per portare avanti un progetto importante. E io credo su questo policentrismo noi dobbiamo scommettere, perché è una ricchezza, è un valore aggiunto che se lo usiamo in modo intelligente ci può mettere in condizione di camminare meglio e di raggiungere con più speditezza e convinzione gli obiettivi che abbiamo. Va bene. Ferrari 250 GTO, che nasce tra le mani di Giotto Bizzarrini, ma e poi si evolve. Caro ingegner Bizzarrini, è per me un grande onore e privilegio essere qui questa cerimonia di conferimento della laurea honoris causa per la sua tenace e continua ricerca dell'eccellenza, operando sempre coerentemente in una sintesi perfetta tra dimensione meccanica, ingegneristica e formale delle sue creazioni. Congratulazioni. Perché la mia caratteristica principale era quella del pilota collaudatore. Il design italiano dagli anni 60 ad oggi è praticamente la parte più importante, secondo me, di questo museo, sono proprio gli anni dell'inizio, 50, 60, 70. Il design italiano è rosso, è tondo e è sexy, diciamo, no? E infatti, ecco, a proposito di sexy, la poltrona di Gaetano Pesce, che ha fatto grandissimo successo. La capacità di inventare oggetti concentrati che sono stati, pensate, la cosa più banale, metà di noi ce l'ha in tasca. Questo oggetto qua è il figlio diretto della radiolina di Marco Zanuso. E la densità che faceva della città un luogo meraviglioso, perché la densità generava la conflittualità, il bar, gli incontri, il movimento, è stata sostituita con una serie di parametri che, come la parola territorio, hanno perso ogni significato. L'urbanistica segue regole normative, discute con gli avvocati, va in Parlamento, gestisce i rapporti parlamentari, ma fra tutti i nostri deputati quasi la metà sono avvocati. Gli architetti sono pochissimi. E ridisegni il tutto e dai a quest'area qua in mezzo un significato diverso da quello che ha attualmente. Un elemento nuovo perfettamente curato. Allora l'unico elemento, in quanto mi piacerebbe abbandonare la vecchia pratica italiana per cui il comune decide di costruire un museo, si chiama un architetto che non ha mai fatto un museo, si fa un museo, poi si chiamano i museologi che tutti dicono ma è sbagliato tutto dalla Z. Cioè la nostra prima grande battaglia è una battaglia contro il pressapochismo. Dobbiamo tornare ad essere degli iperqualificati.